Mi chiamo Joe Ermoli e questa è la mia terra. Ora faccio la guida con l'esercito. Già, è un pezzo che ho dovuto lasciare le cose mie. Dietro quella gola c'è l'intero popolo degli Apache. Erano soliti dilagare da quel passaggio e sterminare tutti quelli che incontravano. Allora abbiamo costruito un forte. Forte invincibile. Ficcato dentro quella gola come un tappo nella bottiglia. Per un po' le cose sono andate lisce. Ma gli Apache sono gente in gamba. Un giorno la bottiglia ha fatto saltare via il turacciolo. Delle Apache, quello che ha montato tutta la faccenda. Ma lei è pazzo. Non è un indiano come gli altri, è considerato quasi un dio da quei fanatici. Se lo ammazzo tutto si calmerà. Senza Tuxus che li tiene in fermento, quei selvaggi diventeranno ragionevoli e potremo vivere in pace. Ma se lo lasciamo vivo, li avremo sempre addosso come tante bestie arrabbiate. Sono 3 anni ormai, con un colpo si può farla finita. Lo condurremo con noi a Wilson. Peggio per lei, Dick. Andiamo. Prende Underwood. Sì, signore. Mandi subito un uomo a Forte Winston per avvisare il colonnello Drew che abbiamo catturato Tuxus e che stiamo tornando. Sì, signore. Provveda alla sepoltura dei morti. E voglio che tutto sia perfettamente in ordine prima che ce ne andiamo. Sì, signore. Ecco di che cosa si preoccupa. Di lasciare tutto in ordine. Rinchiudere il prigioniere e mette in libertà gli uomini. Sì, signore. Plotone, a terra! Vi assicuro che non ho mai visto nulla di simile. Toh, incartamelo. C'erano 16 milioni di indiani. Erano 16 milioni, vi dico. E venivano fuori da quel passaggio come una massa di conigli impazziti. Basta con quel bifero. Avevamo in mano quel caro Tuxus, che non si aspettava altro che d'essere accoppato. E cosa ha fatto il capitano? Ha messo gli uomini a lavorare di ramazza per lasciare quella bicocca pulita e lustra come un altarino. È enorme, sapete. In casi come questi una spornia è sacrosanta. È l'ultima volta che non mi porto il necessario per ubriacarmi. Ma che ordine aveva? Riportare il passaggio o di uccidere Tuxus? Che ne so io. Non aveva l'ordine di ucciderlo. Gli ordini sono fatti per essere disobbediti. Ma non per il capitano Lenz. E io lo so meglio di chiunque altro. Ah,
Che cos'ha, Sexton? Ma è il tipo, quello. Si è stufato di soffiare nella tromba e pretende un moschetto. Dovevi vederlo in quell'inferno. Tremava da perdere le scarpe. Era la prima volta. E con ciò. Io ho l'occhio clinico in queste cose. Ascolta, o uno alla stoffa non l'avrà mai e lui non ce l'ha. Garantito. Ehi, tu! Hai qualche obiezione? No. Bene. Due carte, per favore. Buongiorno, capitano. Buongiorno, signora. Il colonnello è nella sua stanza. Ah, grazie. Colonnello. Raccomodi, capitano. Grazie, signore. Dunque, in nostre mani. Ma a prezzo di quali perdite? Se lui e gli altri. Sì, signore. È orribile. Il peggio è da venire. È successo ben di rado nella vita di dover eseguire un ordine controvoglia. Come stavolta, ad esempio. Avanti! Passo! Sono tre notti che non si stacca da quel muro. Quando andrà a dormire? E chi le dice che ci riesca? Del suo amico Holloway, cioè quello che ne è rimasto. Passatelo alla prigione. Non ha molto da lodarsi, Dick. Gli dio un'occhiata. Ne vale la pena. Bill! Deciderà a dirmi com'è andata. Nessuno più di lei ha il diritto di saperlo.
che hanno assalito 3 ore dopo la partenza. Io e quei due abbiamo potuto cavarcela perché eravamo in retroguardia. Lì l'hanno preso vivo. E noi per 3 giorni abbiamo girato attorno tentando di portarglielo via. Siamo tornati soltanto quando l'abbiamo trovato. Era ancora vivo? Se vivo si poteva chiamare. Ce l'hanno rimandato con intenzione come un monito. Quei 400 quando arrivano? Tra 6 giorni. C'era da immaginarselo. Sapevo bene che Tuxos non ci avrebbe attaccato se non fosse stato ben certo di sterminarci tutti. Vuol farci pagare cara la sua cattura. Ho l'impressione che si stiano già ammassando dietro quel passo al suono dei loro tamburi di guerra. È un'impressione o ne è sicuro? Ho vissuto coi Chiricahuas per 10 anni. In 10 anni si imparano molte cose su quella gente. Quando crede che attaccherà? Non è facile dirlo. Forse fra 3 giorni e forse meno. Una cosa è certa, non starà ad aspettare che arrivi quella colonna di rinforzi. E un'altra cosa è certa. Tuxo ha tenuto gli occhi aperti qui, sa in quanti siamo meglio del sergente maggiore. Mi faccia sapere cosa deciderà Dick. Grazie. Capitano Lenz è chiamato al corpo di guardia. Mi dispiace per il tenente Holloway. Era un bravissimo ufficiale. Sappiamo che cos'era per lei. Grazie. Era un buon ufficiale, un galantuomo. Peccato che nell'esercito ce ne siano pochi come lui. Aiutami a sfilare questo incidente, Rambo. Se non fosse per lei, Holloway sarebbe vivo e lui sarebbe crepato. Questo è il guaio dell'esercito. Muore sempre chi non dovrebbe. Ah. Dopo 4 giorni i miei pollici rivedono la luce. Sì, sentirò la mancanza di Holloway. Ah, basta quei piagnistei, Murdoch. Non me la dai a bere, che sei tanto afflitto per la morte di Holloway. Stai covando la speranziella di beccarti una promozione. Io non avanzerò mai di grado finché sarò con lei. E di chi credi che sia la colpa, sua oppure tua? Forse non lo promuovono perché come sergente è insostituibile. Chiudi il becco, sporco sudista. Ma quanto al capitano, bisogna dire che sa riconoscere un soldato da un avventuriero. E chi è capace di questo è un buon ufficiale. Dimmi se ho torto, Ratres, tu sei stato all'accademia. E Lenz l'ha fatto cacciare? Che colpa ne ha Lenz se Ratres fa una sciocchetta e si lascia prendere con le mani nel sacco? Dopotutto gli vuol bene se è venuto a far servizio con lui. Sono un amore sviscerato. State sbavando veleno perché vi conosce per quello che siete. Un branco di vigliacconi e di rammolliti. Proprio tu parli di vigliaccheria. Cosa hai fatto quando il capitano ti ha tolto la razione di whisky? Che ho fatto io? Ho smesso di bere. E ora rispondi sinceramente. Se ti trovassi solo in un vicolo oscuro di notte col capitano Lane, cosa faresti? È molto semplice. Ci ho pensato tante volte. Striscerei alle sue spalle, poi allungherei una mano, gli afferrerei la gola, lo farei rotolare in aria e direi: capitano, voglio l'ischi con le retrati. Un cervello di pulce, ecco che cos'è. Non c'è che il regolamento per lui. Mettilo nel pericolo e vedrai come scappa. Sai, lascerebbe indietro anche te. Vuoi tacere, figlio d'un maiale di Chicago? Fatti sotto, cialtrone. Sono qui per battermi con gli indiani, non coi sergenti. No, sei qui perché ti ci hanno mandato dalla galera. Sono affari miei. È appena venuto, hai disertato. Scappereste ancora se lei se non ti avesse acciuffato e riportato indietro. Sicuro che scapperei. Vieni giù, sai, fegato. Non me lo voglio guastare con te, sergente. Devo proprio sbatterti giù. Lascia che mi rialzi, cane. Vediamo se ci riesci. Murdoch, se ti piacciono questi scherzi di società, io avrei qualche minuto libero. Provaci con la mia. Se lei ti impiccassi, gli perdonerei molte cose. Che bussia! Che bussia! Dov'è quell'arabo? Il capitano l'ha messo in prigione. Non hai sentito come urla? Non l'ho sentito. Quel pezzo di gorilla non può stare rinchiuso. Diventa una furia. Il trappello d'onore deve essere pronto per 20 minuti. Chi mancherà pulirà latrine per 3 ore. Inteso? Inteso.
E allora muovetevi! Pronti! Fuoco! Fuoco! Dell'albero imputridisce nella terra, il tronco si dissecca e crolla di schianto, e così le acque del lago se ne vanno, perché il fiume viene meno e si prosciuga. Il mare azzurro e tempestoso diventerà un deserto arso e bianco. Così l'uomo giace e non risorge più, finché i cieli si spegneranno. Non si risveglierà e non sarà più destato dal suo sonno. Questa lagna durerà molto? Oh, lasciami libero, effendi. Per ammazzare il capitano? Sì, per ammazzarlo. Non importa che lo scanni, arabo, ma lo dovrai fare a tempo e luogo. Lasciami andare! Lasciami! 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 Caporale di guardia, posto numero 8! Caporale di guardia, posto numero 8! Che è successo? Guarda che scherzetto ha combinato. Ha una forza spaventosa. E ho avuto ordine di rimetterlo in libertà e di pattuglia domani. Fa un cattivo cambio. Ora preferirà restare dentro. No, credo di no. Avanti, arabo! Sgombra, sei libero. Sei di pattuglia domani mattina con il capitano Lenz. Ha chiesto di te in particolare. Ha chiesto di me? Proprio così. Ah, ha chiesto del soldato che Kevulsian. Avrà un soldato chiamato morte. Per carità, non farti rimandare qui. Ci vorrebbe una prigione tutta d'un pezzo. Saprò scegliere l'ora. Scegliere il posto. Lo farà per davvero. È probabile. Che cosa vuoi? Dirti solo due parole, Katia. Una spiegazione che mi preme. Qualunque cosa tu abbia da dirmi non gioverebbe a nulla. Dopo quello che hai fatto. Risparmia le giustificazioni e a me il fastidio di ascoltarle. Non mi importa di sentire che sei pentito e che non volevi mandarla a morire. O sapere che non lo farai una seconda volta. Se quel caso si ripetesse. O intendevi dirmi che l'amore ti ha accecato? Come se questo ti desse diritto ad una soluzione. Non parlarmi d'amore, di Bill, di quello che è stato, che sarà, che avrebbe potuto essere. Dick.
Gendy, non c'è denaro che possa pagarti. Ma avrai una ricompensa in cielo per il bene che mi hai fatto. Non uso far credito a così lunga scadenza. Questo basterà appena per 3 o 4 giorni, cara. Il tempo di scolarla è solo da te. Sul serio? Ti ho mai ingannata, Jenny? Sì. Oh, Jenny. Se mi tratti in questo modo, comincio a pensare che non mi ami più. Devo andare. Ah, un momento. Per insegnare la strada a quello della borraccia. Ah, e fa la brava figliola mentre sarò via. Altrimenti spaccherò questa graziosa testolina. Ora un bacetto. Dice una vecchia storia, chi fa l'uomo felice? È Luis che non la gloria. No, non fare così, e manda via i cattivi pensieri. Vedrai che tornerò tutto d'un pezzo. Dammi ancora un bacio. Ah, così va bene. E ricordati, amore, che penserò a te. Solo a te. In ogni ora della giornata. Anzi, in ogni momento. Attenti! Arrivederci. Ritornerò. Sì, Jack. Pronti? A cavallo. Avanti. Passo. La cisterna? Asciutta. Come un osso. E il serbatoio là in fondo? Idem. Avvertirai i soldati. Tra mezz'ora lo saprà. Ha ragione. Vado a dare un'occhiata dall'altro lato del passo. C'è qualcosa che non capisco. Quando arriverà? È questo che mi sfugge. Forse domani mattina, pomeriggio, sera. Verso l'alba del giorno dopo. Ed è probabile che ci piombi addosso fra un'ora. È inutile fare calcoli e previsioni con il nostro cervello. Chi fa i conti senza gli indiani deve rifarli non una ma 10 volte. Arrivederci, Dick.
Pattuglia! A terra! In riga, allinearsi. Gilchrist, fatti aiutare da Kebussian e chiudi il portone. Prendi le munizioni e sistemala nella polveriera. Sergente Murdoch, voglio che prepari l'alloggio adatto per tutti e curi che le borracce e i viveri di scorta siano messi in luogo asciutto e chiusi a chiave. Metta un paio d'uomini a strigliare i cavalli. Tu, Sexton, suonerai tutti i segnali. Sottotenente Winters, lei mi accompagnerà a un'ispezione delle mura. Eseguite gli ordini. Eseguire. Un momento. I cavalli sembrano avere una spiccata simpatia per te. Allisciali tu. Che ne fai di quelle borracce? Ordine del capitano. Posa la mia borraccia. Non t'ho mai visto così appassionato per l'acqua. Tu bada agli affari tuoi. Metti giù la borraccia. La disciplina dei miei uomini so mantenerla da me, tenente. Avrai la tua razione d'acqua come tutti gli altri, capito, Gilchrist? Sì, signore. Adesso vai a scaricare quel cavallo. Continui, sergente. Sì, signore. Modo anche questo di dominarli. Aveva bevuto Gilchrist, naturalmente. Acqua? Da queste parti. Quando ne ha bisogno venga nel mio alloggio. Prenderò la stessa razione degli uomini. A proposito d'alloggio, lei ha diritto di stare con me dovunque si trovi. Ci rinunzio, grazie. Come vuole. Vediamo un po' le mura. Capitano, è un lavoro che fa venire sete. Come tutti i lavori. Tutto sommato, non sono in cattive condizioni. Possono reggere al fuoco dei fucili. Sì, signore. In fin dei conti potranno attraversare quella gola solo in pochi alla volta. Abbiamo un volume di fuoco sufficiente per fronteggiare la situazione. Non la si è fronteggiata l'altra volta e c'era un distaccamento quassù. Ora abbiamo un paio di carte nella manica. Capitano, lei? Sì, sergente. Ho messo gli uomini nelle vecchie caserme. Potranno approfittare delle brande. Ho sistemato il tenente nella fureria. Benissimo, sergente. Mi è sembrato che il posto migliore per il capitano sia la prigione. Molto bene, sergente. Ci vado, la raggiungo fra poco. Ora è meglio che si riposi. Stasera andrò al passo con gli uomini. Lei prenderà il comando qui. Il comando di chi? Dei cavalli. Scusi, capitano. Sì, è un lavoro che fa venire sete. Me l'hai detto 10 volte. Un momento, faccio io. Mi porga quell'altro. Che è questa roba, capitano? Qui non deve entrare nessuno se non ci sono io, capito? Sì, signore. Vorrei scambiare qualche parola con lei, se ha un po' di tempo. Sentiamo, sergente. C'è un posto d'ufficiale dopo che è morto il sottotenente Holloway. Beh? Beh, in qualità di sottufficiale più anziano del presidio, io lei dovrei... Lei ha fatto ben 3 volte domanda di avanzamento. E io gliele ho fatte bocciare tutte e 3. Sapevo che era stato lei. Ma ora bisogna prevedere il caso che possa succedere qualche cosa al comandante. Non saremo in molti ad uscire di qui. Forse solamente 1 o 2. O forse 1 solo. È probabile. Ma bisogna vedere a chi toccherà. Vero, sergente? Sergente. Prepari una corvette stasera. Si parte 1 ora dopo il raggio.
imparato due cose nella vita. La prima, che non si pareggia un'unghia rotta rosicchiandola. E la seconda, che non si può bere un quarto di whisky al giorno tutta la vita e poi troncare di botto. Non è igienico. E ci hai messo una vita per impararlo? Non esageriamo. Solo da 3 anni in qua. È ora che tu faccia conoscenza con l'acqua. L'acqua? La lascio alle rane. Dammi un altro piccone, si è spuntato. Sì, caporale. I fornelli per le mine sono pronti. Un paio qui e uno a metà strada fra la gola e il forte. Lo sai maneggiare la dinamite? Sì, signore. Ti ricordi quanto ce lo insegnavano all'accademia? Ricordo tutto. So che hai buona memoria, Rutledge. Va bene, tieni. Va più luce la sua auto. Signore. Capitano, mi posso prendere la libertà di chiederle un sigaro? Ah, grazie tante, grazie. Quando ritorna Joe Harmony? Quando sarà pronto? Immaginavo. A fumare viene una gran sete, vero? E allora sarà meglio che tu smetta. Bisogna pur fare qualche cosa per calmare i nervi. Ah, oh, Gilchrist. Comandi. Stanotte, quando la pattuglia tornerà al forte, resterai qui di guardia. Farai il primo turno. Se vedrai comparire gli Apache, non dovrai far altro che dar fuoco alla miccia. Sì, signore. È pure un sorso. Capitano Lenz. Cosa c'è? Tenente Will. Sono venuto a dare il cambio. Torni subito al porto o la metto agli arresti. Oh, mi sono seccato di farmi comandare da lei. Se ne vada, qui ci resto io. Lei è pazzo, non ha neanche la forza di reggersi in piedi. Se sono così malandato, perché mi ha portato con sé? È ubriaco. E se fossi ubriaco? Dove l'ha trovato? Ho scoperto un rosselletto che scorre proprio in mezzo al forte. Dovevo immaginarmelo. Leggete muto. Comandi. Raduni gli uomini. Va bene, a fardellarsi. Rutledge. Rutledge. Sì, signore. Hai finito? Sì, signore. A posto, avanti, spicciatevi. Appena rientrato, lei si consideri agli arresti e rimanga nel suo alloggio. Aperto! Che Bussian, vieni giù. Domando perdono, Effendi, ma è caduto da sé. Poteva ucciderla. Deve essere stato il volere del cielo. Può constatarlo lei stesso. Nessuno lo potrebbe smuovere. Toglilo subito di mezzo. Da solo, Effendi? Sì, da solo e immediatamente. O lo togli di mezzo o ti faccio fucilare. Squadra, attenti. Fianco destro.
Avanti, marcia. Jerry. Grazie. Ma vada al diavolo. E dammene ancora. Sono grande e grosso. E che colpa ne ho io? Ehi, non mi ha bagnato neppure i denti. Hai già messo i denti? Li ho come te. E allora sei grande abbastanza per dare il cambio a Gilchrist. Adesso? Sì, adesso. Il suo turno è finito. Ti dirà lui quello che dovrai fare. No, per te niente. Non c'è acqua per i sudisti. Dammi un po' di quella dei cavalli. Già. Per un individuo come te può andar bene anche il fango. E dov'è l'acqua di riserva? Il capitano la serva per domani. E tu quanta ne hai bevuta? Non ti sembra un po' strano che Gio non si faccia vivo? No, niente, mi sembra strano. Non hai immaginazione. Ce l'hai tu per me. Non ne dubito. È per questo che sono preoccupato. Come stai, Benedetto? Che ne so io.
Mi ha mandato là a morire. Ecco perché mi ha dato un boschetto. Non ti muovere. Che è successo, capitano? Qualcuno ha sparato un paio di colpi qua dentro. Io non sono stato. Io non ho moschetto. Tutti gli altri sono ai loro posti? Credo di sì, capitano. Se ne accetta. Sì, signore. Sono venuto a vigilare su di lei, effendi, per guardarla dai pericoli. Che pensiero delicato. Nessuna novità su al passo? No, signore, c'è Sexton di guardia. L'avverto di ciò che è successo, avrà perduto la testa sentendo sparare. E metta in chiaro questa faccenda. Sì, signore. Avanti, arabo, cammina. Lui a sparare, capitano. Ha preso una paura pazza quando ha visto Joe. E chissà dove è andato Rutledge. Oh. Non si preoccupi di lui adesso. Avanti, tirati su, moccioso! Va bene, che possiamo. La situazione è tale che quasi certamente domani qualcuno di noi non ci sarà più. Ho sempre voluto che chi arrischia la vita, stando ai miei ordini, sia consapevole di quello che lo attende. Ma voi dovete anche sapere, a scanso di equivoci, la vera e la sola ragione per cui ho scelto proprio voi. Vi dichiaro che il mio unico pensiero è stato la difesa di Forte Winston. Il forte è quasi sguarnito. Per questo ho portato via di là solo gli uomini di cui poteva far senza. Sono disposto a dirvi anche i motivi personali di questa scelta. Sempre che ci teniate a saperli. Allora, ecco qua. Sergente Murdoch, eccoci a noi. Il suo libretto non è che un lungo elenco di abusi, di brutalità, di soperchierie. Ecco perché non le hanno mai dato l'avanzamento. Lei è un deluso, pieno di livore. La sua assenza da Forte Winston non è un danno. Sì, signore. Soldato Onstott, chi ha già disertato una volta diserterà la seconda appena gli si presenterà l'occasione. Qui non ne avrai la possibilità.
Il deserto sarà per te un nemico molto peggiore degli Apache che ti troverai davanti. Soldato Rutledge, hai fatto 2000 miglia per venire nel mio reparto, ma con un unico scopo: vendicarti. Con la tua intelligenza e la tua istruzione avresti dovuto avanzare di grado molte volte, ma il tuo libretto non dice nulla, né in bene né in male. Forte Winston non sa che farsene di gente come te. Sì, signore. Soldato Kebusian, la ragione della tua presenza qui non la si può rintracciare in alcun documento. È impossibile trascrivere i sentimenti che un uomo nasconde nell'anima. Qui i pensieri foschi e perversi che si agitano in te saranno meno pericolosi. Non occorrono altre spiegazioni. No, signore. Trombettiere Sexton. Da molto tempo andavi proclamando che volevi cambiare la tromba col moschetto. Ieri sera te ne ho dato uno. Ma tu ed io sappiamo bene che ne avresti fatto a meno perché sei un vigliacco. Sì, signore. Caporale Gilchrist, il tuo libretto è un registro di sbornie, di risse, di vandalismi che non ha l'eguale nella storia della cavalleria. Tuttavia sei riuscito a conservare i galloni. Ma nel caso di un attacco a Winston, la vicinanza della cantina reggimentale t'avrebbe portato inevitabilmente davanti a un plotone d'esecuzione. Nella sua analisi si è scordato di me, capitano. Il suo grado le dà diritto di saperlo in privato. Desidero sapere a che debbo l'onore della mia scelta. Glielo dirò. Lei è qui, tenente, perché è un uomo malato in ogni senso. Mi occorreva un ufficiale. Non c'era nulla da perdere scegliendone uno. Lei sa cosa intendo. Nessuna domanda? Se permette. Di pure. Noi tutti le siamo molto grati di averci indicato i nostri difettucci e le nostre debolezze. Ma anche lei, capitano, ha la sua ragione per essere qui. Tu credi? Sì, signore, lo credo. Lo pensiamo tutti. E tanto per mettere le cose a posto, vorrei che mi fosse concesso di sciacquarmi un tantino la bocca. Puoi parlare. Lei avrebbe dovuto scortare Tucson al Forte Grant, ma per qualche ragione personale fece cambiare gli ordini e mandò Holloway, che fu regolarmente ucciso, al suo posto. Poi, quando la coscienza cominciò a rimorderle, organizzò questa missione suicida e si trascinò dietro in blocco tutti quelli che odiava di più. È tutto, capitano. Così stanno le cose. Ne sei davvero persuaso? Sì, signore. A posto. Attenti. Rompe delle righe. Oh, Rutledge. Sì, capitano. Ti sei allontanato stanotte. Dove sei stato? Sono sceso in scuderia per dare un'occhiata ai cavalli. Non dire menzogne. Non sono il solo a dirle, capitano. No, signore, è già una mezz'ora che non si fa vivo. Vado a vedere se gli è successo qualcosa. Sì, signore.
Credi di poter reggere un moschetto ora senza che ti tremino le mani? Sì, sì. Vieni. Grazie. Capitano, a me non ne dà. No, vuoi sapere perché? No. Gli indiani stanno dall'altra parte del muro. Potevi spararli, idiota. Ci ho pensato meglio. Se muore lui, siamo tutti spacciati. È il solo che può far marciare questa baracca. Dove sei, Olmstead? Sono Murdoch. Dopo 6 anni che sono nell'esercito, mi faccio prendere per colpa di uno sporco sudista. Capitano. Cosa c'è? Murdoch sta tornando. Vai, capitano, quello è Murdoch. Nessun soldato porta il moschetto in quella maniera. Sono loro che vengono, poca volontà! Winters, lei conosce la pista di Arakavalin? Io la conosco. Sì. Sì, certamente, perché? Se i miei calcoli sono esatti, la colonna rinforzi dovrebbe essere a Rima entro domani. Parte immediatamente, la raggiunga e dica al capitano Conran di venire qui al più presto possibile. Vuole proprio questo. Ho parlato chiaro, mi pare. Potrebbe essere morto quando tornerò. Ho messo in bilancio anche questo. E chi le dice che andrò da Conrad? Vi assicuro che non tornerò al forte. Sarebbe la soluzione più spiccia. Sì, lo so. Ma so anche che per quante magagne possa avere, lei è sempre un soldato. Può prendere il mio cavallo se vuole. No, grazie. Il mio è buono. Auguri, Dick. Auguri a lei, Jet. Quanti uomini ha la colonna di Conran? Circa 400. Ah, fa piacere sentirlo.
cessate il fuoco! Bene, Sexton? Sì, signore. Molto bene. Che ci riprovi io. Ehi, arabo. A che pensi quando hai il becco asciutto? All'acqua. Acqua. Qualche volta ai meloni. Bel conforto mi dai, Maometto. Jekyll! Comandi! E qualche volta al sangue. Andremo a fare quattro chiacchiere con Tuxos. Che c'entra il sigaro con Tuxos? Sa quel che ti ho detto e ti caverai la curiosità. E togliti quella pistola dalla cintura. Sì, sì. La carica di dinamite è lì sotto. Non dovrai far altro che accendere la miccia col sigaro quando ti darò il segnale. Sì, signore. Se qualche cosa non va, grida una volta il mio nome e ritorno al forte immediatamente. Sì, tempo è breve, uomo forte. Perché sei venuto con la bandiera pallida? Sono venuto a proporti una resa onorevole. Hai uno strano coraggio, soldato. Comandi forse un reggimento per parlarmi in questo modo? O immagini forse che solo voi avete un esercito? Solo voi, i guerrieri. Mi basterà attendere un giorno per catturarvi tutti con un otre d'acqua. I guerrieri hanno una grande sete, uomo forte. I miei patti sono semplici. I tuoi uomini deporranno le armi e attraverseranno il passo a piedi. Ieri t'ho rimandato la guida. Ha potuto parlare prima di morire. Ha parlato. E pretendi di impormi i tuoi patti? Sì, Tuxos. Gli aiuti che aspettate non serviranno. Sono 31 uomini. I miei superiori me ne hanno promessi 400.
Non è loro abitudine promettere molto e mandare poco. Eppure quello che dico è vero. Sei un bugiardo. Non voglio più ascoltarti. Aspetta. Non t'ho proposto nulla di pazzesco. Ho portato una tremenda medicina. Medicina che farà tremare e saltare in aria le montagne. Posso distruggere questo passo con tutti i tuoi guerrieri dentro. Attendi e vedrai. Avanti, caporale! Capitano Lace! Va bene, caporale, ritorna pure al forte. La medicina è controllata da quel forte, fra poco vedrai. Tu menti, soldato, la tua medicina non serve. Vuoi sapere tutto e non sai nulla. Tuxo sta diventando vecchio e sciocco. Adesso basta con le chiacchiere, soldato. Ritorna pure al tuo forte. Senza acqua sarete presto polvere sotto gli zoccoli dei nostri cavalli. Gaio! Cosa è successo? Non so, capitano. Tanto la miccia che la capsula sono sparite. Qualcuno ci ha messo le mani. Lo penso anch'io. Dove è andata a finire la miccia di quella carica dimostrativa? Curioso. Giurerei d'averla messa. E io giurerei che successa la stessa cosa anche alla mina sistemata nel passaggio. Beh, capitano, perché non fa una corsa e va a vedere? Perché hai fatto questo, Rutledge? Siamo nella stessa barca come i naufraghi, è come se avessi aperto una falla. Andrà lei a picco. Non è per suicidarmi che sono venuto qui, ma per uccidere lei. No, Rutledge, invece il tuo è un suicidio. Perché non appena sarà possibile io tornerò al passo con un altro paio di micce e farò saltare tutto. Qualunque cosa tu pensi, non vi ho condotti in questa impresa per farvi uccidere con me. Riporterò indietro vivi tutti quelli che potrò. In modo speciale te, Rutledge. Farò di tutto per consegnarti sano e salvo alla corte marziale. E ti farò impiccare con la corda più robusta che troverò in tutto il territorio del Nuovo Messico. Thank you.
Mostro, parla! Lascia fare a me! Prendere delle bende nel mio alloggio. Sì, sì. Stava nella tasca di Rutledge. Era questo che cercava. Esattamente questo, Sexton. Se potrò rimetterla a posto, la missione non sarà un insuccesso. Intanto, a giudicare da quel concerto, pare che i nostri fratelli rossi siano troppo occupati per fare attenzione a noi. Mi occorre uno che mi accompagni. Vengo io, capitano. Sono pronto, Effendi. Tu non puoi con quella ferita che bussa. Effendi, non lascerò che vada un altro. Va bene. Vieni. Che mi sbranino, purché possa averti tra le mani per 5 minuti. Sarò io che ti sbranerò prima di loro. Così se fra poco morrete. Perché tu, miserabile dei bastardi del nord! Il tuo odio è grande, soldato. Sì, e se mi sciogli ti mostrerò come si schiaccia un raggio del nord! Vedici, vedici! Ho aspettato 4 anni questo momento. E stavolta non potrai scappare. Novesi, novesi!
Vada, vada, Effendi. Sexton, vedi niente? No, caporale. Pare sia tutto calmo. Già, caporale. Mi hanno tagliato un'altra fetta di pattuglia. Me l'aspettavo. E la prossima volta toccherà al mozzicone che è rimasto. Peccato, è bella la vita. Ieri notte volevi uccidermi, eh? Come? Hai puntato il moschetto contro di me. Vero, capitano. Ormai non ho più niente da perdere se ammetto che quest'idea mi ha attraversato il cervello, ma solo per un momento. E perché non l'hai fatto? È un po' difficile spiegarlo. Forse perché d'un tratto mi è venuto da pensare che le avrei guastato un bel lavoro. Che sarebbe stato brutto non lasciarle fare il suo dovere fino in fondo. No. Perché sei un soldato, Gilchrist. E lo sarai sempre. Puoi essere il più gran beone mascalzone della terra, ma resterai sempre un soldato. Per questo non l'hai fatto. Io lo sapevo. Ecco perché non t'ho messo al muro e fucilato dopo averti visto accennare quel gesto. Poteva fucilarmi anche per la faccenda delle borracce. Confesso che non avevo uomini abbastanza per un plotone d'esecuzione. Lo sapevo, capitano. E adesso mi vuoi rendere un piccolo servizio? Qualsiasi cosa. Andrai nel mio alloggio a prendermi un po' di tabacco e qualche cartina. Non so di preciso dove li ho lasciati, ma probabilmente sotto una di quelle borracce. Mi sono spiegato, caporale. Forse ti ci vorrà qualche minuto per trovarli, ma non di più. Mi raccomando. Sì, signore. Quanto ho desiderato, Joe, che tu sapessi la verità sul povero Holloway. È whisky e non l'amore che ti porta a queste ore. Mi dispiace, vita mia, ma il tuo sguardo non mi va. Io ti devo caccia. Oh, capitano, dimenticavo. Non ho trovato le cartine né il tabacco, purtroppo. Lo sapevo bene. Ma ho cercato, sa? Capitano, ritornano! Ma che diavolo fanno adesso? Possono fare quel che vogliono ormai. Ci sono rimaste solo 45 cartucce. Avanti, scimmie urlatrici! Avanti, facce di peperone! Siamo qui ad aspettarvi! Non dubitare che verranno! Offriremo il festeggiamento finale! Caporale, vieni giù!
Dai, quassù, capitano! È una bellezza qui! Thompson, li disarmi. Senti di stare a cavallo, Lane. Fra poco si parte. Sì, posso montare, Conrad, ma prima lasciami dare un'occhiata a questa nuova arma. È una meraviglia, no? Si chiama mitragliatrice. 350 colpi al minuto. Se ne parlava già nel mio ultimo anno d'accademia. Ma è il lavoro di un reggimento. Ecco perché mi hanno dato solo 31 uomini. Bastavano. Questa è un'arma che rivoluzionerà la guerra. Lo credo bene. Sei sicuro di poter cavalcare? Mi mandi l'infermiere. Parker! Dov'è il mio capitano? Oh, capitano, abbiamo preso tutto, tutto quello che c'era, meno le borracce. Erano vuote. Non c'è rimasta neanche una gocciolina, è vero? No. A cavallo! È whisky e non l'amore che mi
porta queste ore. Attimo! Prendi tu il comando, Conrad. Agli ordini. Avanti, trotto! Salve, dottore. Non mi aspettavo di rivederti. Io sì. Date le circostanze, credo opportuno prescriverti un bicchierino. No, grazie, non ho tempo adesso. Che fretta hai? Devo andare al rapporto. Da chi? Dal colonnello Drew. Non è qui. L'ho rimandato indietro, avanti ieri. Ho dovuto quasi imporglielo, dicendo che declinavo ogni responsabilità. Ha avuto due brutti attacchi e quando uno ha avuto due emorragie cerebrali non ne avrà una terza. Potrai fare il tuo rapporto allo specchio. Cioè, il comandante sarei io. Finché non manderanno un altro colonnello o un qualunque maggiore. Ma se proprio ci tieni a fare un rapporto caldo a caldo, ti suggerisco Cathy Eversham. Cathy? Ora sa che ha avuto torto. Le dispiace. Ed è innamorata di te, felice mortale. Adesso riposati, hai avuto 5 giorni duri. Te l'ordina il medico. Dicono che il mondo è un grazioso posticino, dove il vivere è giocondo, ma non mancano donne e vino. Ma io son più beato se ho davanti un buon bicchiere, che le donne menzogniere m'hanno sempre tormentato. Se non fossi soldato, andrei dal capitano per dirgli vacci piano, citrullo innamorato. Se quello che dice è vero, gli scarico addosso tutto il revolver. E salvo. Comandante dello squadrone, ti compiango, poverino. Tu con noi sei un leone, ma con lei un agnellino.